Finché vedrai con i tuoi occhi, sarai sempre cieco. Quando inizierai a vedere con il tuo cuore, l'essenziale non si sfuggirà più. Iniziate a vedere con il vostro cuore. L'universo per me, ci sono migliaia di baci, di amanti e di sguardi veloci. Siamo intorno a Piazza Duomo. Centinaia di clochard, i senza tetto, i senza dimora, emarginati o semplicemente persone in difficoltà, affollano la zona dello shopping, portici che diventano vetrine per gli artisti di strada, che si esibiscono per la folla frettolosa. Ecco un artista russo che è al lavoro accanto alla scala. Più in là suona un sassofonista e le note si mischiano. Ma poi scende la notte, i portici si fanno sempre più deserti e gli artisti si ritirano e i clochard si addormentano. C'è anche chi si occupa di questo mondo invisibile, come l'associazione Protetto, che distribuisce di notte pasti caldi ai senza dimora intorno a Piazza Duomo. Una sera la Protetto ha così riunito degli artisti milanesi che si sono esibiti per gli altri, i diversi, gli invisibili senza dimora, gli artisti senza palcoscenico. Ecco la storia di uno speciale spettacolo. Forse quasi un talent per clochard, una Sanremo per artisti di strada, davanti a un piatto caldo. Quelle stelle così belle che facevano sognare, all'improvviso il mio passo si fermò. Sguardo si abbassò, un forte cielo nel mio cuore. Un cantautore milanese, Pino D'Isola, uno dei tanti volontari della Protetto, ha così scritto una canzone ispirata ai senza dimora. Lui viveva la sua vita, una coperta strappata, una giacca rattoppata in un angolo di strada, un cartone la sua casa, una mano che tremava usciva dal cartone, una voce che nemmeno ti urlava pietà e aiuto. Lui a me chiedeva. Grazie a tutti per essere intervenuti. Questa serata è dedicata ed è una festa a favore, in onore, ditelo come, vedetela come volete, per i senza tetto, per chi vive in strada, per chi vive disagi enormi a livello sociale. Ed eccoci così anche noi alla festa. Molti politici sono arrivati sfidando le previsioni del tempo che preannunciavano tempesta. Era che stasera doveva esserci il diluvio universale. Il Padre Eterno mi ha detto: tranquilla, stasera non ti bagni. E infatti, come vedete, cosa che invece i senza tetto invece di solito hanno questo problema. Thank you.
lei riprende, è una bella signora, non a me, riprendi lei. No, ma noi dobbiamo farci riprendere insieme. No, che è una bella signora, io sono con la barba, guarda. Anch'io ho la barba, però stasera l'ho fatta. Invece il nostro amico decorato, che è sempre attivo sul territorio, è sempre presente. Grazie cara, grazie, non dire troppo. Lo seguiamo abbastanza perché comunque dice delle cose che a molte persone fa piacere sentire. Mi fai emozionare. Ma io sono nata per emozionare. Ah, ecco, bravo. Ecco. Poi adesso ha visto quello che abbiamo organizzato questa sera, cosa ne pensa? Buono, buono, meno male. Il fatto che comunque qualcuno pensi senza tetto. Bravo. Era ora? Italiani. Ci sono molti italiani. Ci sono anche, ma soprattutto italiani. Sì, sono diventati tanti quelli che hanno purtroppo questo problema e dormono in strada. Lo sa che abbiamo incontrato l'assessore Maiorino, è stato molto gentile, ha comunque rilasciato due dichiarazioni, ci ha promesso come protetto di procederci martedì. Per noi è una bella notizia, chissà che il progetto di protetto parta. Spero poi di avervi tutti alleati. Speriamo. Va bene? Grazie. Si goda la serata. A presto. No, io. Adesso c'è il buffet anche. No, ma io. Prova, 1, 2, 3, prova, è una prova. Con noi Giampaolo Berni Ferretti, consigliere zona 1, municipio 1. Ci ha fatto piacere della sua presenza, ci ha anche dato una mano su alcune cosine burocratiche da chiarire ed è stata molto gentile per questo e lo ringraziamo per essere presente. Grazie, con noi. Grazie a te. E soprattutto vogliamo chiederti, Berni, cosa ne pensi di questa nostra iniziativa, l'iniziativa di Protetto? E cosa pensi si possa fare di più per queste persone? Ma guarda, io sono contento che per l'emergenza profughi abbiamo trovato le risorse per rivedere lo stato sociale con gli alloggi nelle caserme, i wifi, le schede telefoniche, 38 euro al giorno il vitto e alloggio. Lo trovo dignitoso e molto anche solidaristico. Ma però mi sfugge perché. Allora, se questo principio noi lo applichiamo a tutti, anche gli italiani, non capisco perché non possiamo applicarlo anche agli italiani. O comunque a chi oggi è in difficoltà. Io per esempio, facendo patrocinio gratuito, mi capita di avere dei clienti, uno in particolare, che solo separato, ancora non divorziato, che vive in macchina, perché la moglie ha mandato fuori di casa. Ecco, questo è un futuro clochard, se perde il lavoro e impazzisce. Fa le docce dove può, ogni 2-3 volte a settimana. Ma Forza Italia non vuole lasciare indietro nessuno, io spero che la maggioranza di questa città sia così sensibile come lo siamo noi per cercare di rivedere insieme il welfare milanese. Cioè... Chi è Protetto? Protetto è un'associazione che si occupa di emergenze sociali. Nasce da un progetto che prevede la riqualificazione degli esseri umani che oggi vivono in una situazione di grande degrado, come per esempio i nostri senza tetto. Ovviamente sono un po' l'ultimo gradino, ma abbiamo anche altre situazioni, famiglie sfrattate che dormono in macchina con minori, eccetera eccetera. Il progetto che abbiamo presentato in comune e in regione sembrerebbe che si stiano avendo dei buoni risultati. Il progetto prevede di riqualificare stabili pubblici da mettere a disposizione di queste realtà e di conseguenza far sì che queste persone non dormano più per strada, che non è proprio una cosa da poco. Una cosa importantissima che noi abbiamo fatto con il gruppo di Protetto, che sono appunto il presidente e il vicepresidente, che ci stiamo impegnando veramente tanto perché questi progetti vadano avanti, è un primo incontro con Regione Lombardia, con un tavolo tecnico avuto una settimana circa fa, dove ci avrebbero già aperto molte porte. Dove tra breve andremo a iniziare questa nostra serata in compagnia delle persone. È un tenore, ci fa l'onore di cacciare qua per noi, farci sentire la sua splendida voce a favore di queste persone che a cui stasera abbiamo dedicato questa festa. Sono sempre di più, sbaglio che sono sempre di più e siamo tutti ormai su quella barca. Quindi c'è un movimento sociale importante che deve per forza portarci a risolvere il problema, perché saremo sempre di più. Esatto. Saranno e saremo sempre di più. Finiremo anche noi come loro. Chiaro evidente. È vero? Non mi sbaglio! No, ma dopo con grande piacere. Ok, grazie. Facciamo ancora una prova audio.
Allora, andiamo al nostro tecnico Adriano. Dove deve andare? Adriano. Siamo con Pino d'Isola, che ha dato la possibilità a tutti noi di sentire le sue meravigliose canzoni in questa serata speciale dedicata a tutti i clochard e a tutte le persone bisognose in emergenza sociale. Io approfitto per chiedere a Pino d'Isola una cosa molto interessante: le canzoni che ha cantato, che ha scritto direttamente e specificamente per il nostro evento. Pino, ci vuoi dire cosa ti ha ispirato a scrivere queste canzoni con questi testi bellissimi? E questa di questa sera è stata una poesia che ho letto di una persona molto dentro di questo problema, Mario Pizzocchi. Ho letto questa poesia, mi ha emozionato, e da questa poesia ho tirato fuori, penso, la vostra sigla, cioè dico la vostra perché tu ci sei dentro, certo. E si chiama Sotto le stelle, io direi sotto le nostre stelle, cioè noi che passeggiamo, vediamo questi clochard dentro i cartoni, è una sofferenza. Allora, sotto lo stesso tetto ci sono tante persone diverse, diverse, che non è giusta la parola diversa, diverse siamo noi che non diamo visibilità a queste persone. Nel mio piccolo cercherò sempre, e sono stato anche premiato per questo, di aiutare il massimo. Io faccio volontariato per i bambini, volontariato per gli anziani, quando mi chiamano la mia piccola arte voglio dedicarla a tutti. È stata sempre questa la mia, perché tanti, io talmente tanti anni che canto, 50 anni, se faccio una serata in beneficenza è quello che mi riempie di più il cuore, ecco. Posso dire questo. In effetti possiamo dire che la tua canzone ci ha emozionato tantissimo. Io personalmente, appena l'ho sentita, mi sono emozionata e ho accettato che fosse messa in questo palinsesto. Certo è che per esprimere tanto sentimento bisogna avere un cuore grande come il tuo. Anzi, invitiamo tutte le persone di seguire o la mia pagina o la tua, certo. Perché verrà da domani o dopodomani un video con questa canzone, si chiama Sotto le stelle. Benissimo. Tra Forenzi, mio padre, andate a cercarla nella nostra associazione. Esatto. Dico già nostra, vedi? Già nostra, perché ci sentiamo già gemellati, perché è quella la cosa importante. Seguiteci sia sulla pagina di Facebook di Pino Protetto d'Isola, oppure Pino d'Isola, perché su entrambe, tanto noi con la scusa che ci tagliamo. E aspetto i vostri inviti. E a tutti i vostri ragazzi fantastici, giovani fenomeni che fanno un lavoro, concedetemi di dire, schifoso. Ce la posso fare? Schifoso in senso ovviamente lato. Questi ragazzi vanno nei mercati, si accordano con le varie bancarelle, con i vari proprietari, e tutto l'invenduto viene requisito e viene ridistribuito. Non lo fanno finire in pattumiera, perché non si butta via niente, il cibo va recuperato, perché c'è gente che muore di fame. Abbiamo visto che ci sono degli enormi sprechi di frutta e verdura, quindi a fine mercato i commercianti buttano molte cassette, e dall'altro canto molta gente che a fine mercato andava ad aprire i sacchetti dell'immondizia per recuperare tale cibo. Noi ci offriamo come intermediari, quindi recuperiamo le cassette prima che arrivino nella pattumiera, e insieme ai beneficiari incominciamo quello che è la selezione, quindi recuperiamo tutto quello che è ancora edibile e lo spartiamo tra pensionati, senza tetto, immigranti, giovani, tutti quelli che vogliono partecipare al mercato. Lei è Maura e lui è Jacopo, il vero presentatore di questa sera sarà Jacopo, lei sarà la Valletta, perché Jacopo è un attore in erba. Poi abbiamo il carissimo Angelo Virus. Ciao ragazze! Far allietare questa serata oltre alla musica, quindi li abbiamo trovati perché loro spesso fanno queste iniziative, collaborano tanto per il sociale, e sapendo che volevamo organizzare questa cosa hanno aderito a collaborare con noi senza farsi pagare, come fanno tanti che si fanno pagare e non risolvono niente. Noi senza far pagare niente risolviamo tutto. Ma neanche giro col cappello fanno? Giro col cappello no, no, abbiamo venduto anche quelli, abbiamo venduto anche quelli, viva la vita! Molto bene qua, grazie per il vostro lavoro. Sono tutte le sue cassette a capo.
fatemi rispettare. Sono emozionato, via. Cioè, tirarvi su un po' il morale, ecco, tutto lì. Vai maestro! La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. Questo mini presentatore, ma mini perché è piccolino, ma è un grande attore, lo dobbiamo dire, perché te hai già fatto ben 3 film, giusto Jacopo? Sì, sì. Cos'hai fatto di bello? Un film che si chiama Riso, Amore, Fantasia. Dopo una pubblicità. Anastasia! Ciao a tutti, sono Crispino Mazzone. Ecco. Applauso per Crispino. Eccolo qua. Ha sviluppo il microfono, dov'è? Glielo rubava lui perché parla sempre, cazzarotto. Allora io invito tutti a venire un po' più avanti, sapete perché? Perché io non canto, perché non so cantare. L'unica volta che ho cantato davanti ai carabinieri. E quello che ho cantato solo loro lo sanno. Infatti ancora in galera quello che... capito? Canterà adesso Elena Morfea, che ha cantato in tutta Europa e anche a New York. Su le mani! Ho detto tiriamo su le mani, no! Non sei mica a scuola, cazzo! Che tu... Per questo che mi rivolgo a chi, come loro, è sulla strada tutti i giorni e dove la loro unica casa sono le stelle, il cielo o magari la stazione centrale di Milano. L'applauso, fatelo a loro. Signori, solitamente noi vi passiamo davanti e magari non vi guardiamo nemmeno, magari ci giriamo dalla parte opposta. Però non possiamo neanche considerare, scusa Jacopo, dimmi un secondo questo, che magari questa signora che è qua con noi, magari è una mamma, magari una nonna o magari potrebbe essere una persona che è stata allontanata da casa, non lo sappiamo. Magari questo signore ha dei figli, non lo so, perché io non li conosco neanche uno, non ne conosco nessuno. Magari questo signore ha dei nipoti che magari vorrebbero andare a scuola, però non ha nulla. Magari qualcuno che ha avuto altre problematiche, ma loro... Ognuno di loro è una vita, ognuno di loro è esperienza, ognuno di loro è la dignità di essere esseri umani. Bravo! Questo è il messaggio che vogliamo dare. Bravo! Quindi siamo noi che applaudiamo voi. Grazie. Abbiamo parlato di un talent per artisti di strada. Chissà, forse in futuro un giorno si potrà vedere anche in TV questo speciale concorso che coniuga finalmente vita e arte, solidarietà e impegno, lasciando fuori le note di plastica e il televoto. Già, perché l'ha protetto, ha scoperto anche un vero artista sotto i portici intorno a Piazza Duomo. Renato, un clochard cantautore. Lo ascolterà mai Fedez o Caterina Caselli, che hanno uffici proprio lì, nella vicina Galleria del Corso? Ma chi c'è dentro in questo cartone? È un monolocale? No, qua è un filippino. Un filippino? Sì, lì c'è Claudio e qua c'è... questo è il letto, non adesso è sfatto il letto, ma c'è Fabio, va bene Fabio. Questa è... questa galleria ci sono queste tre persone che noi tutte le domeniche... Renato? Renato è diventato un carissimo amico, è un senza tetto, ma non si riesce a capire perché ha un talento naturale. Infatti è un cantautore. È un cantautore, è di Mestre. No, di Dolo. Di Dolo, scusa. E come l'hai scoperto? L'ho scoperto a un talent show qua in Piazza San Carlo. Mentre distribuivamo delle porzioni di pasta, lui era con la barba incolta, con un cappello tipo quelli di alpaca, di lana, quelli invernali che coprono le orecchie. E
era disperato, poi ha tirato fuori una pianoletta così, mi ricordo quando io ero piccolino che avevo la pianoletta, si è messo a suonare e gli ho detto: Renato, ma tu sei fortissimo, sei troppo bravo come cantautore, non puoi stare qua. Cantare mi fa bene, mi piace, e se poi piace anche chi ascolta, bene, però è secondario, prima fa bene a me. Qualcuno mandò un angelo, ci furono ma con due soli, e i miei brividi scomparvero, mi scaldò con le sue ali. Conoscevo già quest'angelo fin da quando era più piccolo, nei sogni ero in pericolo, mi aggrappavo ad un suo riccio, mi portò al giardino degli aranci e sul terrazzo l'abbracciai, disse lei: lo puoi fare se lo vuoi. Era così bella che sarei volato ovunque insieme a lei. Di bambina, statuina con le ali, se ti va si farà un volo sopra la città e al tuo nido tu mi porterai. Roma così non l'avevo vista mai. Capivo se quell'angelo fosse un premio del Signore. Chi l'avrebbe detto che un bel giorno mi chiamavano cantautore? Io vestito di note, quelle parole che ho dentro il cuore, quasi tutte in la minore. Che posso fare? Di ogni uomo sta, non lasciarla là. C'è un timore in noi, so che tu lo sai, dagli un nome poi, non dimenticarlo mai. Stringi forte la tua idea, abbi fantasia, brutta o bella sia, ogni vita è sempre una poesia. Prima o poi lo scriverò. C'erano bellissimi accordi fra noi, ore. Tu mi scaldavi e c'era il sol. Dolcissima vita. Grazie, troppo bene. E questo è Renato. Grazie Renato. Il musicista cantautore è venuto fuori. Senti, ma è il vostro artista di punta. È il nostro artista di punta, ma soprattutto è il nostro amico di punta, perché poi alla fine si è creato un rapporto che con lui, adesso lo dirà lui perché è lui che deve dirlo. Quello che proviamo noi per lui penso sia reciproco. L'abbiamo perso per qualche mese, poi il destino ha voluto che ci rincontrassimo e abbiamo già fatto un paio di competizione, abbiamo già messo ti scippo della parola così. Non è che mi hanno perso, è che sono tornato nella mia zona, perché ogni tanto io torno nella mia zona perché ho una famiglia, ho due bambini, per cui ecco, che sono il mio motore, il mio sole, la mia grande motivazione. Per il resto sono a Milano perché sapevo che avrei dovuto attraversare un periodo un po' di incertezza. Allora ho detto, se lo devo fare, lo faccio in una grande città dove magari non mi conosce nessuno, anche se adesso, poi ho pensato, ma che me ne frega, che la gente sappia, non sappia. Ma o sei anche un artista? Io sono un grandissimo artista, ma non dovrei dirmelo io.
però di fatto è così. Ho sempre vissuto male e forse questo è il motivo per cui oggi io scrivo bene. Non lo so se sia un vantaggio, se sia un affare, questo lo devo ancora capire. Bisogna passare dalla sofferenza per essere sì, però se la cosa sia conveniente lo devo ancora capire, lo capiremo e magari ti terremo aggiornato. Io suono un po' dove serve, porto la musica dove serve e dove capita intanto. Poi se riesco a organizzarmi bene, perché serve organizzazione, cercherò di allargare le opportunità. Ma no? Prima dove dormivi? Beh, io dormivo in centri notturni, dormo tuttora in un centro notturno, non ho genitori, non ho più casa, non ho lavoro, non ho niente, ho la voglia di rifarmi, semplicemente non sapevo, ho detto vado a fare una rapina in banca, che se mi va bene magari qualcosa risolvo, se mi va male divento famoso perché sono rapinatore e cantautore, però poi c'è il discorso legalità, c'è il discorso figli, c'è il discorso dignità, capisci? Ma tu hai inciso qualche CD che vendi per sì, strada? Sì, io ho inciso un CD, è una parola grossa, diciamo che intanto è un demo, che sta per demonstration in inglese, e è fatto con una tastierina giocattolo. A proposito, se qualcuno, io cerco collaborazioni, ho scritto anche dei rap, oltre a quello che sentite, che avete sentito qui questa sera, ho scritto delle altre cose e vorrei riuscire a fondermi con altri artisti, sono a Milano anche per questo, capisci? Per cui il prezzo da pagare di dormire un po' per strada ogni tanto o di vero un po' suoni? È un prezzo molto basso ma che strumenti per un artista come me. Io suono la tastiera, pianoforte, scrivo e la voce se ne sta andando, non ho più molto tempo, c'è il countdown che è partito, per cui ragazzi questa è un'offerta che faccio a tutti, ho tante canzoni da cantare, è un peccato che restino lì. Dimmi questa cosa qui, avevo preparato un po' di CD questa sera perché ho detto sfrutto l'occasione per fare qualche soldino, perché così sai, non lavorando, essendo un artista di strada, quale occasione migliore in centro a Milano, cazzo. Mi sono fidato del mio amico Cesare. Sì, sì, non ti preoccupare, faccio io, porto io. E adesso il sacchetto che ci dì è sparito. Eccoci qua, questo pezzo che vi farò adesso si chiama La casetta nel bosco. Ero sicuro che cercando avrei trovato un tesoro, ma con un padre mangiafuoco io non potevo non dire bugie. Sono venuto su biscotti, botte, favole, fra queste soprattutto le mie, ma io volevo vivere senza per forza dover crescere, sognare, ridere, volevo potermi illudere e poi restare con quello che mi basta per campare dentro una casetta nel bosco dove gli idioti non possono entrare. Mi potrei svegliare sul ponte di una nave in mezzo al mare, tirato su quell'isola dove non c'è niente di normale. Fai un bilancio di questa manifestazione. Posso fare il bilancio positivo per il semplice fatto che ha avuto tanta gente, soprattutto abbiamo incontrato Maiorino, che è la cosa più importante, l'assessore Maiorino, il quale ci ha dato appuntamento martedì sera alle ore 18 per finalmente, speriamo, portare avanti questo progetto a costo zero per i senza tetto, che è la cosa che ci preme di più, per due motivi. Prima di tutto perché sono persone italiane, quali abbiamo viste, e non meritano di stare in mezzo alla strada. E seconda cosa, se dobbiamo dare dei soldi a stranieri, non diciamo loro sì o noi no, noi sì e loro no, diciamo almeno uguale. Quindi questo progetto che è a costo zero secondo noi risolve questo tipo di problemi anche per i nostri italiani che ne hanno veramente bisogno. Questo è il nostro scopo. Quindi questo è il progetto che voi presentate a Maiorino. Il progetto è di risolvere. Come si chiama questo progetto? Protetto, progetto protetto, proprio come la nostra associazione. E a breve lo scoprirete anche, perché riqualificheremo delle zone di Milano, palazzine messe a disposizione dal comune del Demanio per appunto destinare a queste persone che dormono in mezza sala, tra l'altro nella Milano Centro, nella Milano Expo, nella Milano Bene, che non siamo in periferia, siamo proprio in Piazza San Carlo, Piazza Duomo.
e secondo me non vale la pena tenere persone italiane in mezzo alla strada. Ma quanti clochard ci saranno qua nel centro intorno al Duomo? Io quando usciamo la sera porto 100 pasti e dopo 35 minuti li ho finiti e non riesco a fare, non arrivo neanche in Piazza Castello. Ecco, questi due amici vivono qua? Certo, questa è una coppia di amici che conosco da parecchio tempo, vivono qua e secondo me almeno un monolocale se lo meriterebbero, se non altro per l'età che hanno. E dove vivono? Mezzo alla strada. Mezzo alla strada. Grande sarebbe. Beh, Mario Rino se mantiene sarebbe grande, qua. Sarebbe grande, ecco. C'è tutto il profumo che c'è.